progetto, una palestra per Mazara 2. Siamo proprio incontrati a facciata nella palestra di Mazara 2 dell'Istituto Comprensivo, sezione staccata Luigi Pirandello, con la preside, per me definizione romantica e bellissima, o dirigente scolastica, professoressa Antonina Marino. Ecco, un bel momento per la inaugurazione della palestra e la consegna di strumenti che permettono ai giovani di fare attività sportive. Sì, di fare un'attività sportiva che possa essere da stimolo, perché si possa attraverso lo sport maturare degli atteggiamenti di rispetto, delle regole soprattutto, ma anche di sentirsi in grado di poter fare qualcosa di bello assieme. Forse questo potrebbe essere il modo per veicolare anche altro rispetto a quello che ci si pone adesso. La nobile azione che nel progetto vede un senso umano altissimo, quello del recupero di giovani, impegnarli nello sport, raccoglierli da momenti di distrazione non molto bella, piuttosto inserirli in un contesto di socializzazione. L'idea è del Rotary. Qui con me il presidente del Rotary Club di Mazara, enologo Franco Forace. A Mazara 2 è nata dall'idea di alcuni nostri soci, poi convalidata da tutto il direttivo nonché da tutti i componenti del club, per poter dare a questa benedetta Mazara 2 tanto replicata, tanto usata, un luogo dove poter raccogliere i ragazzi che vanno dai 6 a 10 anni, 15 anni. Questo sport va da 6 anni a 60 anni, quindi è aperto a tutti. E abbiamo profuso uno sforzo economico, uno sforzo organizzativo. Dobbiamo ringraziare la preside Marino che ci ha messo a disposizione questa palestra già esistente, che noi abbiamo rivisitato, abbiamo messo delle attrezzature nuove e cerchiamo di poter portare avanti nel simbolo del Rotary, perché questa è un'organizzazione che coinvolge il Rotary di Mazara con la collaborazione del Rotary di Salemi e di Alcamo. Tutte e tre, la capofila è Mazara, Salemi e Alcamo ci hanno dato una mano sia economicamente sia organizzativamente per mettere assieme tutta questa situazione. La disciplina sportiva per la quale sono state fornite le attrezzature dal Rotary è quella del kickboxing, e per la quale disciplina ci sono istruttori che volontariamente si sono prestati per poter allenare e formare i ragazzi. Il professore Vaccaro, che è istruttore di kickboxing, si è prestato volontariamente per formare questi ragazzi e far praticare loro lo sport. Sì, come avevo detto a inizio progetto, insomma in fase di presentazione, mi sono sentito insomma di voler dedicare il mio tempo libero a questi ragazzi, perché come spiegavo appunto, essendo partito io da una condizione più favorevole, dove una famiglia che non mi ha mai negato l'opportunità di poter fare quello che volevo, allora è un modo per me di restituire questa fortuna, chiamiamola, che ho avuto nella vita, e quindi dare un'opportunità, provare a dare un'opportunità a questi ragazzi. A titolo di cronaca, l'idea una palestra per Mazara 2 è di Chiara Messina, rotariana. Una palestra per Mazara 2. Sì. Un'idea, un'iniziativa molto bella, nobile. Esatto, un'iniziativa che nasce da anni di osservazione di quest'area di Mazara. Non mi piace chiamarla Mazara 2 perché in realtà è contrada affacciata, fa parte sempre del nostro contesto cittadino. Sono dei ragazzi che purtroppo per questioni logistiche non hanno la possibilità a volte di spostarsi e raggiungere delle strutture sportive. Allora attraverso lo sport abbiamo pensato di dare un'opportunità di sfogo anche di rabbia repressa, di quelle che sono le condizioni che portano anche spesso i ragazzi ad allontanarsi dalla scuola.
lo sport potrebbe essere un substrato dove poter lavorare, perché no, anche plasmare quei caratteri un po' particolari che a volte i ragazzi li portano ad affrontare vie che un po' deviano, ecco. Qual è stata la risposta del quartiere? Allora, all'inizio diciamo benissimo. È chiaro, come tutte le cose bisogna prima conoscere. Abbiamo avuto per fortuna un maestro che ha saputo fin da subito dare le regole giuste che siano, e quindi questo magari ha un po' ristretto il cerchio dei ragazzi. Però il progetto ha una validità triennale, quindi insomma speriamo anche il prossimo anno che ci siano maggiori iscrizioni, anche perché il progetto è gratuito per i ragazzi e quindi perché no offrire un servizio che possa essere accettato da tutta la cittadinanza.